cappuccino dorato, bellissimo, splendido, splendente. Però questo qua, che oggi non ho tempo di fare niente, quindi mangio questo qua. Tortino di farro, quella dell'Oscia. E buono buono. Bio. Guardate com'è bello questo sacchettino. Malva col fiocchettino, anche il sacchettino della Malva Shabby Chic. La mia cucina è tutta pulita perché ieri sera ho fatto i piatti prima di andare a dormire. Sono stata brava. Sto migliorando, eh. Più lo yogurt greco, immancabile ovviamente. Situazione attuale. Il mio bagno. Sto qua a lavare il tappeto. Mamma ha visto e seguo tutti i tuoi ordini. Per la serie Carlita Desperate Wife, Carlita Disperata, ragazzi, sono il mio bagno qua, guardate, questo è il tappeto perché mia mamma mi ha dato questo consiglio. Il tappeto della cucina, quello con i cuoricini shabby chic, era diventato fetente, quindi lo dovevo lavare. E mia mamma ha detto, io lo volevo buttare. E mia mamma, no, non lo buttare. Ho detto, mamma, vabbè, allora buttiamolo nella lavatrice. No, lo devi lavare a mano. E mi ha dato questo consiglio, ha detto, mettilo a bagno, nella vasca da bagno, con acqua calda, detersivo per pane e anche un po' di quello per piatti che è più sgrassante. E poi ha detto lasciala a mollo tutta la sera, tutto il giorno. Io penso che lo toglierò direttamente domani, così sta meglio e meglio, no mamma? E poi domani lo devo spazzolare con la mazza, quella della la mazza per lavare a terra, quella con la spazzola. E poi lo metto ad asciugare fuori. Speriamo bene, perché veramente se non viene bene, mamma, veramente da Ciro. Cioè, fatto sta faticata, non viene bene sto tappeto. Ragazzi, incrociate le dita per me, veramente, se no ci sarà una rissa familiare. Se non viene bene sto tappeto, veramente mi incazzo. Tappeto, pulisciti, pulisciti, pulisciti. Una casalinga disperata, Carlita disperata. Sto facendo i peperoni, puparuoli, buonissimi. Vi volevo far vedere questo aggeggino magico che mi ha comprato mio padre. Troppo troppo carino. Praticamente per fare le verdurine, ma costa pure poco. Io ho detto, papà, volevo fare i noodles, no? Che noi facciamo pure il video, la videorecetta dei noodles, quelle con le verdure, sul secondo canale. Però le verdure mi sono venute una schifezza. E mio padre ha detto, io ho l'aggeggino, l'attrezzino, adesso te lo compro. Detto fatto, mi ha portato questo attrezzino che praticamente è fatto così. È troppo carino, perché con questo qua passi la zucchina, la patata e vengono tutte a julienne, a striscioline, quindi non ci metti niente. Di qua invece si pelano, da un lato si pelano le patate, da un lato si fanno a fette, qua si fanno a striscioline e qua invece si possono fare le patate fatte a zig zag ondulate, troppo carine. Invece con questo qua si fanno tipo gli spaghetti, le spirali di zucchine, di patate, tutte fatte, ma troppo bello, devo fare assolutamente qualche nuova ricetta con sta aggeggino. Grazie papà, troppo troppo carino. Carino. E invece poi mia mamma mi riempiono di regali casalinghi, mi ha comprato sta carta che è troppo troppo bella, è tipo uno scottex, però è fatto, vedete, con i pois dorati, troppo troppo carino, super shabby. Quindi tu stacchi uno di questo, magari ci fai colazione sopra e ti fai pure una foto troppo troppo carina, super fashion, sembra chissà che tovaglietta, è invece uno scottex. Però poi pare sprecato utilizzarlo per pulirci le mani, quindi soltanto per farci colazione sopra, così è troppo troppo carina. Non so dove l'ha comprata, comunque è bellissima. E poi ho comprato anche l'avocado. L'ho messo qua l'avocado, lo sapete sto segreto dell'avocado vicino alle banane? Questo me l'ha detto mia sorella. E guardate, infatti si è avverato. Cioè praticamente questi erano durissimi, questo adesso già è morbido, lo devo usare. Uno ancora duro, cioè praticamente di metterli, se sono troppo duri gli avocati, vicino alle banane e si ammorbidiscono. Però state attenzione perché molto probabilmente le banane poi diventano nere, quindi dovete mangiarle in fretta. Che è successa sta cosa, no? Che nel vlog, quello là precedente che ho fatto, che stavo guidando e vi ho spiegato il fatto del trasferimento, del trasferimento per lavoro cambio città, e in pratica
E niente, alcune persone un po' nei commenti mi hanno detto, ma in genere succede sempre quando faccio questi video, questi pezzi di video nella macchina, che io non sto attenta, do un cattivo esempio nella macchina perché guardo nella videocamera e non guardo la strada, che esempio voglio dare senza cintura. No, veramente adesso poi veramente rimango male quando mi vengono dette queste cose, perché io faccio tanto comunque per trasmettere messaggi positivi, cioè la cintura me la metto sempre. Poi io quando guido e sto in macchina, io il telefonino, non c'ho la videocamera, c'ho il telefonino, lo piazzo proprio davanti al vetro della macchina, quindi praticamente io guardo la strada e automaticamente guardo anche nel telefonino, perché proprio come spiegavi, cioè il telefonino sta qua davanti a me, proprio davanti al vetro della macchina, quindi guardando la strada, voi sembra che io guardo il telefonino, ma io guardo la strada. E comunque anche se per un attimo guardo il telefonino sta sempre là, quindi non so come spiegarvi. Comunque lo dovreste provare, c'è una situazione completamente innocua e assolutamente non pericolosa, perché veramente è un po' come parlare con una persona che ti sta a fianco in macchina, soltanto che io, anzi ancora meglio che non mi devo girare ma ce l'ho davanti a me la persona, quindi veramente un po' ci rimango male. In questo forse vi ho un po', diciamo, mentito, fra virgolette, lo ammetto, perché non è vero che, diciamo, le cose non mi toccano più, ma ancora adesso un po' ci rimango male quando mi vengono fatte delle accuse false, quindi veramente, rimango veramente male, quindi la maggior parte delle volte me ne frego, quindi so che voi mi dite sempre fregatene qua là, però devo essere sincera, alcune volte quando vengono dette proprio queste cose pesanti, queste accuse pesanti nei miei confronti, spesso rimango ancora male, perché veramente ce la metto tutta proprio per fare le cose tutte giuste, trasmettere messaggi positivi, e invece puntualmente si viene sempre criticato qualcosa e non so come fare, perché veramente c'è sempre qualcosa che non va, quindi anche se comunque provo a non pensarci così, un po' devo ammettere che un po' ancora adesso ci rimango male. E adesso mi bevo una bella tisanina. Ci vuole proprio, veramente. Adoro. Ad estate come farò io, che farà caldo? Io però anche l'anno scorso io le bevevo comunque, però le bevevo tipo a temperatura ambiente, però non riesco a vivere senza tisane, sono proprio tisana dipendente. Adoro. Poi mi avete detto che nell'altro vlog io dissi, ragazze, quando bevo la tisana immagino sempre che qualcuna di voi, vedendo quel video, la sta bevendo assieme a me. Tantissime mi avete scritto, io infatti la sto proprio bevendo, ma guarda un po' che coincidenza, troppo bello. Ragazze, sta cosa, siamo proprio telepatiche, cioè è bellissima, è troppo bello. Cin cin, ragazze. Guardate qua, ragazze, quel che resta del mio uovo di cioccolata, questo pezzettino microscopico. Allora, ragazze, vi giuro, era buonissimo. L'ho praticamente mangiato, divorato in un giorno. Nocciolato doppio, 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 con tante nocciole fondente. Quindi sono stata troppo felice di averlo ricevuto. Me lo sono divorato senza olio di palma. E voi che uovo avete avuto? Ditemelo nei commenti. Comunque questo era proprio top. Su Instagram avevo messo la foto anche degli arancini e i cannoli siciliani, perché praticamente mia mamma e mio padre sono andati in Sicilia. Ovviamente non potevano tornare a casa senza portarci quelli, quindi anche se è stato Pasqua ci siamo anche fatti una boffata, oltre a tutto il mangiare della Pasqua, anche di arancini e cannoli, che ovviamente sono finiti poche ore dopo. Però mi sono rimasti alcuni di questi qua, che sono tra i miei biscotti preferiti in assoluto, sono troppo buoni. Eccoli qua, i cantuccini, io li adoro, questi qua con le mandorle. Non penso che siano originali della Sicilia come tipo di biscotto, però penso che li facciano un po' in tutta Italia. Comunque questi qua sono troppo troppo buoni, loro l'hanno comprati a Palermo, sono buonissimi, infatti me li sto divorando, sono dei biscottoni. Tra l'altro, a proposito di Instagram, c'è stata sta cosa, non so se avete seguito un po', perché mi segue su Instagram, di questa novità che praticamente Instagram è cambiato e come tutti i social praticamente hanno delle modifiche proprio assurde, quindi non escono più tutte le foto nella home di Instagram di tutte le persone che seguite, quindi dovete attivare le notifiche. Infatti l'ho scritto anche su Instagram, cioè praticamente dove andate nel mio profilo ci sono i tre puntini sulla destra, c'è scritto anche attiva le notifiche relative ai post. Questo serve esclusivamente soltanto per continuare a vedere le mie foto nella vostra home di Instagram del telefono, perché sennò praticamente quando aprite Instagram
vi scorrono e vi escono solo le immagini dei pezzi grossi, proprio quelli che hanno milioni di follower, tipo per esempio, che ne so, la Levis, la, non lo so, quelle Prada, quelle super super grandissime. Quindi noi sfigatelli non usciamo più, quindi se volete continuare a vedere le mie foto, speriamo di sì, fatelo, attivate le notifiche, non mi abbandonate, l'ho scritto anche su Instagram, quindi magari andate a leggere. E adesso ragazze, devo mangiare, devo muovermi, devo andare in palestra, sto praticamente a zero, devo anche sistemarmi il video per domani. Quante cose da fare. Ditemi che non sono l'unica in macchina a gasarsi con la musica, yeah! Metto a cantare, non c'è cosa più bella che ascoltare la musica in macchina. Comunque, a proposito di palestra, che adesso sto andando in palestra, volevo sapere la vostra opinione, ma voi cosa ne pensate? Palestra con lui o palestra senza lui? Cosa, cioè, voi diciamo andate con il vostro fidanzato, oppure se non ci andate perché cioè, preferite andare da sola e concedervi questo momento voi? Io per esempio sono sempre stata molto indipendente in questo, mi piace insomma avere degli spazi miei, quindi la palestra la vedo come una cosa mia, una passione mia personale, quindi piace andarci da sola. E voi invece, insomma, cosa fate? Come vivete il rapporto di coppia? Vi piace fare tutto assieme, stare sempre assieme? Oppure, insomma, avere degli spazi vostri, quindi ecco, come può essere la palestra, oppure andare a fare shopping? Insomma, mi piacerebbe sapere, dato che parlo sempre io, vorrei sapere anche un po' voi. Confidatevi anche un po' voi con me. Eccoli qua, proviamo già subito il fantastico aggeggino con tante verdurine, 200 grammi tutti per me, yummy yummy. Ragazzi, sono ossessionata dalle gocce di cioccolato. Comunque io vi saluto, spero tanto che questo video vi sia piaciuto, vado subito a computer a montare appunto il vlog e a caricarlo per domani. Vi mando un bacio grande, mi raccomando, se vi è piaciuto il video lasciatemi un bel pollice in su e ci vediamo domani con un nuovo video. Muah!